sotterraneo, carsico, mi sembra che stiamo andando avanti, cerchiamo di lavorare su questo. Allora, io direi, chiederei a tutti di poter restare, perché la tavola rotonda in realtà è un dibattito a tavola rotonda che ho voluto in questi termini. Lo consegno a Stefania De Francesco, giornalista ANSA. Qual era il significato? Non so se in sala c'è Tiscar, Raffaele Tiscar, eccolo là. Allora, se vieni Raffaele, sali su, procediamo molto informalmente, ma è sostanziale, spero che le persone collegate in streaming possano seguirlo, perché l'idea è un po' questa. Innanzitutto, indicatori che sono presenti nell'annuario sono un certo set. In realtà gli indicatori che noi usiamo sono molti, molti, molti di più. Non sono indicatori, dati, informazioni, molte di più. Allora, adesso cederò il posto anche a Sandro Cruciani, che dovrebbe essere in sala. Dove è andato? Eccolo lì, vieni qua, che io le parlo di in piedi, perché i presidenti devono stare sempre in piedi, quindi va bene così. Vieni qua al mio posto, vieni qua. C'è Oriana, Oriana, però ce l'abbiamo ancora un posto, siediti lì. Poi ci sarebbe Rossella, eccola lì, non la vedevo, senza occhiali, però Rossella, bisogna trovare un posto per te da qualche parte, nel senso che il ministro dell'ambiente dota di tot, sì, quindi cedo lo scranno più alto, se vuoi, quello là del presidente, perché ci tengo a dire due parole, io poi cercherò di tirare le conclusioni. Però l'idea è un po' questa. In realtà i personaggi che arrivavano a questo dibattito, cioè, accendi il microfono. Oh, perché non si sente? Non si sente? Complicato questo mondo. Ma mi alzo io. Fermali, dove vai? Allora, molto rapidamente, i personaggi a questo tavolo in qualche modo si ponevano una discussione sul futuro, diciamo sviluppi futuri, ma sullo Stato. E io quello che tentavo di sottolineare attraverso il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Raffaele Tiscar, e Mauro Grassi, che non è potuto venire, di Italia Sicura PCM, porto questo esempio per sottolineare come l'informazione ambientale in realtà genera delle informazioni di n livelli di complessità e di sensibilità dell'obiettivo. In particolare è il misto tra utilizzare i dati, indicatori, modellistica e poi dati, indicatori, modellistica di livelli n. Questi ci consentono, no, di avere una visione molto più integrata, molto più complessiva, sin aggiungere a quelle che poi sono le politiche. Allora, due esempi molto semplici. Uno è il gruppo di lavoro sulla decarbonizzazione alla Presidenza del Consiglio, che vede attorno al tavolo dall'Istat alla Banca d'Italia a noi, che è sostanzialmente organizzato su dati, siano tecnologici o non tecnologici, su una modellistica e quindi su una capacità di utilizzazione di questo che Raffaele Tiscar chiamò cruscotto. Oppure faccio un esempio, quello di Italia Sicura, che sui dati proprio ISPRA legati a due elementi, un elemento rivoluzionario molto semplice, i dati dell'archivio Rendis, cioè le opere di mitigazione, quello che mi riferivo prima, messe in un certo punto e mappate, ovvero layerate, si dice, no? Attualmente, non dimenticandoci l'italiano, con un'altra informazione banale che era la pericolosità da frano, la pericolosità da alluvioni, ci davano una visione diversa e ci aprivano la strada verso un ragionamento molto interessante, la trasparenza verso la pubblica opinione del processo, diciamo, di realizzazione dell'opera e di finanziamento e di realizzazione dell'opera, in un suo complesso che vedeva il MEF, vedeva mille altri elementi concorrenti, adesso non dico tutto, e un altro elemento invece estremamente importante, che era cercare di definire quale fosse il rischio residuo. Da una parte l'efficacia delle politiche, dall'altra parte sostanzialmente cosa ci rimane in mano da dover affrontare. Questo rispetto a, questa era un po' l'idea di fondo, rispetto ad un altro dei compagni di strada che posso, l'ho citato prima, è l'Istat, no? Nella sua funzione sociale, complessiva e politica del Paese. Noi non solo accendiamo per sentire le previsioni del tempo e l'oroscopo,
ma c'entriamo per sentire il PIL, per sentire mille altre informazioni, lo livello di disoccupazione, cioè è di nuovo un altro soggetto, fra parentesi, ente pubblico di ricerca non vigilato dal MIUR, quindi diciamo come stanno questa vicenda poi degli enti pubblici di ricerca, che è un po' particolare, perché sono quelli vigilati e quelli non vigilati, e poi Legambiente, che in qualche modo è sempre stato per noi l'osservatorio anche di passaggio complessivo, anche di link rispetto a altri fattori. Potrebbe benissimo dire che un paese, ad esempio, rispetto alla green economy, estremamente virtuoso da molti punti di vista a livello europeo. Quando parliamo di rifiuti ci strappiamo sempre, ma se ci guardiamo in giro in realtà abbiamo fatto politiche in cui i dati, le informazioni e poi la trasformazione della resa verso l'opinione pubblica dell'informazione, e questo secondo me è il ruolo delle associazioni nella loro valorizzazione, era un po' il tema tiro. Quindi ti lascio a tiro di tutti, ti lascio a te la cloche, e questo era un po' il discorso da fare tra voi, in cui tanto lui rappresenta il sistema. Tanto poi torna tranquillo. Per la non so se appunto gli altri partecipanti possono sentire una sedia. Allora, io ringrazio tutti, e peraltro visti i tempi vi invito a degli interventi se possibile brevi, intorno a 5 minuti, qualcosa in più, quindi efficaci se è possibile. In genere questo si dice, come dire, fuori dal pubblico, no? Prima di cominciare, però insomma io mi chiamo a questo sforzo. Volevo fare questa osservazione in apertura dopo aver ascoltato la prima parte. Mi è sembrato, soprattutto appunto da parte dei vertici dell'ISPRA, qui dal presidente, direttore generale in particolare, ma anche dal vicepresidente di AssoAlpa, che ci sia stata una sorta di cahier de doléances e per certi versi anche una forma di frustrazione, perché c'è stato un grande sforzo, come immagino ogni anno, per portare questo risultato, questo annuario, e ogni anno immagino con sforzi superiori e magari qualche obiettivo in più, però manca ancora molto, e infatti avete indicato obiettivi, sfide da raggiungere, c'è evidentemente una differenziazione sul territorio delle varie agenzie, la difficoltà di coordinare, di svolgere l'attività, è stato detto che appunto magari in una regione ci sono più risorse, in un'altra ce ne sono meno, peraltro anche il discorso, e lo dico da giornalista di agenzia, il discorso di presentare a fine anno dei dati dell'anno precedente, e questo può essere appunto anche un motivo di frustrazione, perché si vorrebbe fare meglio di più, però purtroppo evidentemente vi mancano le risorse. Io immagino, non è stato detto apertamente, però ci vuole uno sforzo evidentemente da parte del governo, da parte, ora non so, probabilmente anche a livello europeo, però forse più a livello nazionale, un'attenzione maggiore a quello che è il vostro lavoro. Per cui avrei voluto anche appunto qualche rappresentante del Ministero per girare anche questa domanda e per avere qualche osservazione. Comunque sia, direi che ricomincerei sì dal dottor Lupo, giusto per sapere un po', appunto, lei lo ha detto anche prima, quali sono gli obiettivi. Mi sposto un po', va? Mi sposto qua, così si esce a entrare. Ci siamo. Quindi dicevo, ha accennato già prima a quelli che sono anche gli obiettivi della nuova legge, eccetera, però
c'è soddisfazione comunque alla fine nel risultato ottenuto, e che cosa chiedete più chiaramente, diciamo così? Ma diciamo che siamo vivendo un momento, come dicevo, prima, che è un momento anche un po' storico, perché tutta una serie di normative, io ho fatto riferimento al 1132, che è la legge che più di ogni altra ci riconosce finalmente come sistema, e prevede anche in materia ambientale questo livello di prestazione che deve essere garantito in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale. Questo è un grande parere, un passo molto importante. Purtroppo la difficoltà che vedo è di tradurre poi nella pratica quello che la norma prevede. Ora voglio dire, tra l'altro, il livello di... è chiaro che l'informazione ambientale è il risultato, come dicevo, di una serie di attività che noi facciamo, tra l'altro non in modo occasionale, ma facciamo come dato dei numeri anche sui parametri analizzati, sui campioni. È un'attività che dura nel tempo, sistemica. È chiaro che l'informazione che poi viene data è il frutto di quell'attività. Occorre rendere omogenea quell'attività, e oggi è questa la maggiore difficoltà che incontriamo, perché la legge, pur fissando dei principi fondamentali e quindi fissando questo concetto di livello essenziale di prestazione, che per noi è veramente un motivo di soddisfazione, e di fatto poi rimanda ad una serie di provvedimenti successivi, quindi decreti che definiscono i LETTA, che definiscono il programma triennale di attività, e soprattutto non fa riferimento al problema delle risorse. Cioè oggi c'è un problema di risorse, perché l'ambiente non credo che si tuteli semplicemente facendo una norma o prevedendo che debba essere fatta normativamente una certa attività, per poi prevedere dall'altro lato, per esempio, che c'è un turnover del personale al 25%, cioè significa che ogni 10 persone che vanno in pensione noi possiamo sostituirne 2,5. È chiaro che significa per enti come i nostri, che peraltro non fanno concorsi da molto tempo e che hanno un personale molto tecnico, difficilmente reperibile sul mercato, significa che nei prossimi 10 anni, se 5 anni, se vanno in pensione 100 persone, noi ne prendiamo 25, significa morire, significa poi avere una scarsa possibilità di garantire risultati. Ecco, io credo che la legge sia senza dubbio un riconoscimento importante. Un altro riconoscimento importante l'abbiamo avuto con la legge 68 del 2015, la legge sui ecoreati, che assegna alle agenzie un'attività molto importante di asseverazione delle prescrizioni per tutta una serie di reati contravvenzionali che di fatto vengono, tra virgolette, sanati secondo un procedimento di regolarizzazione. Quindi abbiamo avuto un grande riconoscimento formale. A questo riconoscimento formale io credo però si debba fare uno sforzo per accompagnarlo da un riconoscimento sostanziale. Cioè non può essere che si voglia tutelare l'ambiente, ma poi non si consenta alle agenzie quantomeno di conservare la dotazione organica, che è già insufficiente, che oggi hanno. Ecco, io penso. Quindi l'omogeneità dell'attività dipende anche da questo. Diciamo che c'è un quadro, diciamo che c'è un quadro normativo chiaro e anche aggiornato, però poi in pratica mancano le risorse, per attuare. E quindi io credo che si corra il serio pericolo che poi, andando a definire dei livelli essenziali di prestazioni, si abbia un livellamento non verso l'alto, non verso le agenzie che svolgono in maniera più efficiente, con maggiori risorse, la loro attività, ma verso il basso, cioè livellandosi verso quelle che invece, per una serie di circostanze legate appunto alla carenza di risorse, lo fanno in un modo meno, tra virgolette, virtuoso. Ok. Quindi a questo punto chiederei al vice segretario generale appunto della Presidenza del Consiglio un po' anche un suo
parere su questo, su questa difficoltà di lavoro che c'è, sul fatto appunto che è stato detto che c'è una nuova legge, che si fanno sforzi e che si vuole raggiungere anche tutti gli interlocutori, da quelli istituzionali sino al cittadino, per dare delle informazioni, delle indicazioni che possano servire agli uni per le politiche, agli altri per essere informati, però come dire, in un contesto che, in cui è molto difficile lavorare, quindi volevo avere un parere al riguardo, insomma. Guardi, io credo che così come non ci sarà nessuna legge che trasforma gli uomini in più buoni, non ci sarà nessuna norma che farà dell'agenzia ciò che invece l'agenzia deve conquistarsi sul terreno. Vale a dire, l'autorevolezza di un organismo, in particolare l'agenzia, non è che gli viene data dalla legge, l'autorevolezza gli viene data dalla capacità dimostrata nel suo operare di poter offrire elementi, dati oggettivi e utilizzabili per le finalità per cui l'agenzia esiste. Quindi la prima opinione che io esprimo è che in realtà cerchiamo di non inseguire ciò che in realtà non serve. Quello che serve è l'autorevolezza del lavoro che l'agenzia è in grado di fare. Ovviamente questo non basta, non dico altro. Però cerchiamo di concentrarsi sul focus di tema. Innanzitutto mi verrebbe da dire a che cosa serve il dato ambientale, a cosa serve l'informazione ambientale. Mi sono venute in mente cinque aspetti che è meglio tenere bene a mente. Innanzitutto, il dato ambientale offre una possibilità di conoscenza che altrimenti è complicato avere, una conoscenza sulla realtà. Questa conoscenza deve essere il più possibile trasparente, vale a dire deve essere sufficientemente standardizzata da essere messa a disposizione e poter essere processata da tutti coloro che ne hanno utilità, quindi enti di ricerca, università, ma anche attività produttive, anche l'amministrazione. Secondo aspetto, il dato di informazione ambientale deve essere un dato utile per la creazione di scenari prodotti e producibili da modelli in grado di poter prevedere le conseguenze del perdurare dello stato fotografato dal dato. Terza utilizzo, questo crea il presupposto per un'attività di formazione che non è soltanto la formazione del personale agenziale, ma è la formazione di una cultura in grado di saper rilevare il dato e saperne misurare il valore. Quarto aspetto, deve essere il banco di prova per la messa a punto di protocolli utili per creare una cultura standardizzata, diffusa, che usa i soliti metodi per analizzare soliti fenomeni. Detto questo, il ruolo che è assegnato all'agenzia mi sembra espresso in due, perdonatemi la semplificazione, in realtà sono, come lo sapete meglio di me, quindi non sto a ripercorrere i contenuti della legge istitutiva di ISPA, però sostanzialmente mi sembrano che il ruolo autorevole dell'agenzia riguarda il primo, i dati prodotti devono servire a supporto di politiche ambientali, perché la conoscenza sullo stato dell'ambiente non è semplicemente l'istantanea, come dire, sì, certo c'è un sottoprodotto che può riguardare la capacità del sistema Italia di adempiere a obiettivi internazionali, ma il tema vero è che l'istantanea serve nella misura in cui
qualcuno la utilizza, il decisore politico la utilizza per la definizione di politiche, e conseguentemente il dato ambientale serve per monitorare l'attuazione di queste politiche. Quindi paradossalmente il tema vero è che l'agenzia deve essere il supporto per la politica, e la sua autorevolezza sta proprio nella capacità di fornire tutto ciò che la politica richiede per svolgere al meglio il suo compito. E mi sembra che ci siano, perdonatemi, due grandi obiettivi della politica, poi lo dico volentieri in un momento un po' particolare della politica, quindi per il futuro. Ma mi sembra che il primo tema è che sull'ambiente si gioca una delle partite più complicate e più sfidanti nel prossimo futuro, che abbraccia non soltanto i temi di carattere territoriale, i sistemi urbani, ma in realtà sconfina in vere e proprie politiche industriali. Non a caso è stata citata l'economia circolare, perché questa sarà sicuramente la frontiera in cui si riconverte un sistema produttivo. Questa è una sfida che farebbe tremare i polsi anche la persona più coriacea, perché si gioca tutto in orizzonti temporali medio-lunghi, la capacità previsionale diventa fondamentale per allineare politiche che abbracciano tutti i campi e tutti i ministeri. La seconda aspetto è che perché la politica abbia la politica ambientale, quindi legata ad obiettivi da raggiungere e raggiungibili, e confortati da scenari percorribili, attuabili, in realtà deve trovare una modalità di implementazione semplice. Dobbiamo abituarci tutti quanti a voler vivere in un mondo, in una società civile più semplice. Più semplice vuol dire che tutte le cose complicate trovano, non è che le buttiamo via, ma che le possiamo processare, le possiamo utilizzare in una modalità di più facile approccio. Senza vincere questa sfida non ce la faremo mai. La prova è il rinnovamento che avete dimostrato nella rappresentazione anche grafica dei dati. Tutti i dati che vengono rappresentati in un modo semplice è una facilità di utilizzo del dato che rimane nella sua complessità, rimane intatto, anzi probabilmente diventa ancora più complicato. Però senza la frontiera di una semplicità che rende facile tutto il percorso di una vita civile, sociale, organizzata, diventa una sfida impraticabile. L'ultimo nota bene. Io quando vado in giro a parlare di smart city, perché va di moda, perché comunque anche questa è una delle frontiere più interessanti, cioè su come riusciremo a organizzare la nostra vita all'interno dei contesti urbani, io parlo sempre, non c'è smart city senza smart people, cioè in realtà la sfida della smart city è vivere in un contesto più semplice, richiede il cambiamento, una sorta di metanoia nostra, cioè bisogna cambiare l'approccio, cambiare la mentalità. Non è possibile redigere un rapporto semplice senza cambiare il punto di vista di chi leggerà poi dato. Quindi dobbiamo cambiare un po' l'approccio, e questo lo si fa attraverso una politica del personale. Se vuole, diciamo, l'ultimo desiderio mio è che poter vivere in un contesto nazionale in cui lavorare per l'agenzia permette anche di lavorare nel privato, e viceversa, così nel privato si può anche lavorare per l'agenzia. Non capisco perché questa cosa è possibile farla in un contesto della Commissione Europea, perché mi ricordo in mente l'ultima, non è possibile farla in Italia. In Italia siamo ancora incapsulati in una rigidità in cui se uno fa un percorso pubblico in realtà non potrà mai andare a lavorare in un privato se non licenziandosi dal posto. Ma è assurdo,
io premesso che nella mia storia personale sono licenziato dal pubblico, sono andato in privato, poi sono ritornato in pubblico, ovviamente a carattere temporaneo, ma questo è un'eccezione. Non c'è possibilità di formazione, non c'è possibilità di permeare, di fare cultura, di utilizzare tutti gli aspetti positivi del cambiamento se non c'è una politica del personale, un'organizzazione del personale che valorizza le competenze nella sua capacità di adattarsi, di cogliere laddove le sfide sono più presenti e tramutare le sfide in una grande opportunità di maturazione personale. Senza smart people non riusciremo mai a fare una smart society, a vivere in una smart city e a fare le cose normali in modo più intelligente, più semplice. Grazie. Beh, il suo discorso è molto ampio. Ma lei mi ha posto una domanda? No, stavo osservando che è un discorso culturale che bisogna fare, un intervento culturale. Lei ha fatto riferimento al personale, ma direi che va cambiata la cultura dell'individuo per cambiare. È una cosa molto complicata, probabilmente bisogna cominciare da piccoli, perché forse a una certa età è difficile modificare approccio. Le suggerisco un'alternativa, un'alleanza di probibili, di persone prove, cioè una sorta di sindacati di uomini liberi, in grado di poter realizzare cose perché le riteniamo giuste, a prescindere dai ruoli e a prescindere dalle appartenenze. Questo si può fare. Va bene. Ok, la ringrazio molto. Allora, avendo parlato anche di informazioni utili per la politica, anche per progetti, programmi, darei la parola alla dottoressa Cuccu, che appunto si occupa di questo, di programmazione, di fondi, appunto sviluppo, coesione, eccetera, quindi ci dà un po' l'indicazione dell'utilità di questo annuario, se è utile, se ci possono essere dei suggerimenti di miglioramento, che cosa vi serve, se questo basta o se vi serve qualcos'altro. Bene, allora, buonasera a tutti. Sì, io vorrei partire da uno slogan che ormai nelle politiche di coesione è abbastanza affermato, che è, come dire, orientamento ai risultati delle politiche pubbliche. Un orientamento ai risultati delle politiche pubbliche implica necessariamente aver definito il traguardo che si vuole raggiungere ed avere un indicatore che è in grado di misurare il traguardo. Ora, questo approccio, che diciamo, dovrebbe riguardare tutta la policy, secondo me, in generale, è molto forte nella politica di coesione comunitaria e in politica di coesione nazionale, e abbiamo, soprattutto nel 14-20, cioè un approccio questo che viene da lontano, non è un approccio che nasce con questo ciclo di programmazione, ma nasce già dal 2000-2006, quindi per 3 cicli di programmazione si è progressivamente rafforzato, diventando molto stringente in questa fase, dove noi infatti abbiamo, diciamo, abbiamo un accordo di partenariato che è corredato da indicatori, cioè vicino a un risultato atteso dichiarato, cioè indicato vicino un indicatore, molti dei quali, e questo lo sanno i colleghi dell'ISPRA, lo sanno benissimo i colleghi dell'ISTAT, al momento in cui l'accordo di partenariato è stato adottato non erano disponibili, però era definito un risultato, un traguardo da raggiungere, ma nel paese a livello nazionale e tantomeno scalato a livello territoriale come serve a noi, però le politiche le dobbiamo osservare alla scala almeno regionale, meglio se si può scendere ancora più di scala, ma almeno regionale è essenziale, molti di questi indicatori non erano disponibili. Quindi è stato fatto un grande lavoro, diciamo, data dal tempo, cioè noi abbiamo una convenzione stabile con ISTAT, abbiamo avuto una collaborazione molto proficua con ISPRA, e in cui questi indicatori mancanti sono stati costruiti per misurare queste policy. Io credo che in questo senso il sistema ha reagito molto bene. Quindi che cosa vuol dire fare così, fare questo? Vuol dire che quando tu fai un programma non indichi delle cose vaghe. Avere un indicatore vicino attaccato a quel programma vuol dire che tu nel tempo ti sei dato un obiettivo, un target,
e nel tempo tu lo osservi. Per questo hai bisogno che l'indicatore sia solido, naturalmente, statisticamente significativo, e che sia aggiornato con la tempestività che tante volte avete evocato, no, negli interventi precedenti. Questo è estremamente rilevante, perché negli indicatori che ci sono negli accordi di partenariato, ora la gran parte di essi in geometria variabili si trovano in tutti i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali, no? Ognuno per la sua specificità. Il programma Sicilia aveva il suo set, il programma di Bolzano ne avrà un altro, però pescato per lo più da quel set lì. E ogni anno questi programmi operativi devono fare un rapporto annuale di attuazione, e nel fare questo rapporto annuale di attuazione devono dare conto alla Commissione europea dell'avanzamento dell'indicatore di risultato che hanno adottato. Quindi dal punto di vista ambientale, noi adesso c'è una coincidenza con i 130 indicatori che ci dava prima Maria Concetta, ma c'è un altro set che casualmente è solo uguale a 130, che sono gli indicatori dell'accordo di partenariato. Molti di questi sono di carattere ambientale, e ci sono indicatori che sono di carattere ambientale diretto. Avete citato le frane, rischio alluvioni, no? Risorse idriche, qualità dei corpi idrici, e stato di conservazione degli habitat, sono tutti indicatori dell'accordo di partenariato e quindi dei programmi. E poi c'è l'indicatore trasversale che vale su più ambiti tematici, che sono le emissioni di gas serra, che peraltro è un indicatore obbligatorio, diciamo un indicatore comune di tutti i PO a livello europeo, no? Perché il TAR deve, come dire, tendere a ridurre le emissioni, e quindi quello ce l'hanno praticamente tutti i programmi. Cosa abbiamo fatto come sistema? Abbiamo lavorato assieme con un grande sforzo, abbiamo sostenuto anche con delle risorse, diciamo, la produzione di nuovi indicatori. Ci accingiamo a rinnovare questo sostegno attraverso le politiche di coesione, data la rilevanza che credo di aver messo, anche se sinteticamente messo in evidenza. Ci accingiamo a risostenere la produzione di sette indicatori, sia con l'Istat sia con l'ISPE, su cui già stiamo avanti con un'istruttoria tecnica per sostenere lo sviluppo e la espressività anche in futuro. Ma vorrei dire, visto che sono stati citati i sistemi agenziali, cioè le agenzie regionali, le ARPA, volevo ricordare, forse qualcuno se lo ricorda, ma qualcuno no, ci sono molti giovani qui, vorrei ricordare che le politiche di coesione nel periodo 2006, Marco, non so se te lo ricordi tu, nel periodo 2006, quando sosteneva l'incremento di indicatori in generale e ambientali anche, sosteneva anche il consolidamento delle ARPA nelle regioni dell'obiettivo 1. Cioè, quando all'inizio del ciclo di programmazione 2000-2006 le ARPA al sud non c'erano, erano solo una cosa scritta sulla carta. Le politiche di coesione hanno messo delle risorse affinché si facesse lo start-up delle ARPA, e che poi certamente potevano andare, no, avanti, avrebbero dovuto andare avanti autonomamente. Ecco, dico solo quest'altra cosa in più: è evidente che quando noi sosteniamo, come nell'esempio delle ARPA, quando noi sosteniamo con la politica di coesione comunitaria o nazionale, ma prevalentemente comunitaria, questo tipo di attività, siamo dentro un ambito tematico e capacitazione istituzionale. Cioè, però il ruolo della politica di coesione non può che essere quello di start-up, no? Quando noi, come dire, sosteniamo l'avvio di un nuovo indicatore, poi è chiaro che le amministrazioni si devono assumere, devono promettere che quell'indicatore, una volta che è stato avviato, poi viene mantenuto nel tempo. No, questo è stato l'accordo con l'Istat e così è stato fatto, no? Molti indicatori li abbiamo sostenuti noi per la prima volta e poi il Sistema Statistico Nazionale li produce. Così sarà per l'ISPRA e così sarà per tutte le attività di sostegno istituzionale che, all'interno di un programma abbastanza importante che è in corso, che appunto si chiama capacità istituzionale, saranno sostenute, perché anche là dentro ci sono molte attività, anche molte a sostegno del Ministero dell'Ambiente, no? Per aumentare la capacità istituzionale sia in senso ampio, ma soprattutto sui temi ambientali, quindi sulla capacità di non solo produrre indicatori, ma migliorare la programmazione. Io dico questo, che in questo paese l'utilizzo, almeno nell'esperienza che noi abbiamo, nei fondi comunitari, insomma nelle politiche aggiuntive, mi sembra che ci sia un po' un recalcitrare nell'utilizzare gli indicatori, darsi dei target, e che significa però una difficoltà a programmare,
diciamo, programmare è, diciamo, un termine che non proprio si adatta, diciamo, un programmare bene, perché programmare bene vuol dire che tu hai un obiettivo chiaro, esplicitato, lo targettizzi, scusate questa bruttissima parola, orrenda, cioè ti dai un traguardo da raggiungere e lo misuri. Mi fermo qui. Sì, vorrei non so se ha problemi di tempo, no, ma bene. Allora, no, vorrei collegarmi al discorso anche dell'Istat e capire anche intanto come viene valutato questo annuario, se è soddisfacente, se è utile, se c'è possibilità anche di integrazione di attività con ISPRA, capire un attimo il vostro punto di vista. Sì, allora, intanto grazie per l'invito partecipare a questa presentazione, e mi permetta due secondi di ringraziamento e anche di complimenti verso le strutture tecniche dell'ISPRA, verso il Presidente, che, insomma, per questo bel annuario che mi ha molto colpito, sia dei contenuti ma anche dal punto di vista degli strumenti offerti, perché c'è una varietà di uso, di possibili usi che se ne possono fare, che incontrano sia il pubblico specialista sia il pubblico più magari generalista. Questa è una cosa molto importante, perché è vero, come diceva il nostro collega della Presidenza del Consiglio, bisogna essere semplici, cercare di essere semplici, però anche gli strumenti di comunicazione aiutano, no? In tal senso, e questo credo che l'ISPRA abbia fatto un grosso sforzo da questo punto di vista, quindi su questo tema vanno i miei complimenti sinceri. Circa l'integrazione, cosa dire? Allora, diciamo, siamo in una situazione in cui diciamo, nel complesso assistiamo a una richiesta continua e sempre più pressante di informazione. Adesso, al di là della questione ambientale, perché forse adesso è più al centro del dibattito, ma diciamo, questa richiesta, questa domanda di informazione è abbastanza trasversale, diciamo, anche dal punto di vista giornalistico c'è molto più attenzione, lo vediamo anche dal nostro punto di vista, insomma, delle richieste sono, è anche un pubblico più competente di prima, quindi diciamo, bisogna anche fare attenzione a come si comunica. Quindi da una parte c'è più domanda, dall'altra parte c'è anche una costante richiesta di qualità e di tempestività. Ora, in un contesto dove, già abbiamo detto più volte, siamo quantomeno nella migliore delle ipotesi a risorse date, e quindi se non a risorse decrescenti, gli istituti come il nostro, come l'Istat, come l'ISPRA, come altri, come il CREA, cioè, e quant'altro, che studiano, che ricercano, si devono trovare in una posizione di in qualche modo ristrutturarsi, modernizzare la produzione statistica. L'Istat lo sta facendo, ha avviato un percorso, diciamo, interno, che adesso non vi voglio raccontare perché sarebbe troppo complesso e poi troppo autoreferente, però uno dei pezzi di questo, diciamo, processo di modernizzazione passa proprio attraverso la collaborazione con gli altri soggetti, cioè i soggetti portatori di interesse, in primo luogo ovviamente i nostri pari, coloro che si occupano di produrre statistiche. E su questo, diciamo, chi ci conosce sa benissimo quante attività e quanti programmi abbiamo già in corso. Abbiamo lavorato su progetti sperimentali sulla copertura del suolo, abbiamo lavorato sul tema dei rischi antropici, quindi il tema delle cave miniere, lavoriamo sull'acqua, lavoriamo su altri, su tanti altri temi, tra cui ad esempio l'indagine sui dati ambientali delle città, in cui addirittura pezzi della vecchia indagine sono stati, diciamo, espunti, perché i dati arrivano direttamente da ISPRA, come ad esempio il tema rifiuti. Quindi, diciamo, la collaborazione è costante. Diciamo, mi sarei meravigliato se non lo fosse, insomma, diciamo, oggi il Presidente diceva, rinnovava anche l'invito, no? Diciamo, una sorta di indipendenza, di specificità dei propri ruoli
e al tempo stesso di contaminazione delle competenze, degli interessi e dello scambio di informazioni. Ecco, come si può realizzare però questo? Ecco, questo diciamo, c'è noi siamo tutti quanti sotto il cappello del programma statistico nazionale. C'è un ciclo di adesso, anche qua evito di raccontare perché è molto formale, ma insomma comunque c'è tutti gli istituti di ricerca che producono statistiche, si ritrovano una volta l'anno a rinnovare questo programma, dove si discutono obiettivi, risorse, temi, prodotti nuovi, prodotti, e molti di questi prodotti nascono proprio dalla collaborazione spontanea tra istituti che hanno, come dire, come tra l'Istat e l'ISPRA, su temi su cui c'è un interesse particolare. Devo dire che invece a maggior rafforzamento di questo, di questa naturale e spontanea collaborazione, abbiamo proprio in questi giorni, per mio colpevole ritardo, solo in questi giorni consegnato la prima bozza del protocollo d'intesa tra Istat e ISPRA. Protocollo che si pone l'obiettivo non di coprire cose nuove perché sono, diciamo, luoghi adatti per farlo, no? Ma si pone l'obiettivo quello di scambiare competenze, di avviare progetti di ricerca comune, facilitare alcuni scambi informativi che magari hanno qualche rallentamento. E mi piace ricordare due elementi fondamentali. Ci sono un sacco di temi su cui lavoreremo insieme, abbiamo intenzione di lavorare, però due secondo me sono proprio all'ordine del giorno. Uno è ovviamente sono gli accordi di partenariato, gli indicatori sull'accordo di partenariato, che come avete sentito dal dottoressa Cucco sono degli obblighi del sistema paese, e su cui chiaramente tutti gli istituti che producono informazione statistica sono chiamati a contribuire. Ma l'altro tema, che è molto importante, che sta, diciamo, nell'agenda di tutti gli istituti nazionali di statistica, perché è un incarico che ha ricevuto dal punto di vista formale dalle Nazioni Unite, è lo sviluppo degli indicatori per lo sviluppo sostenibile, i cosiddetti SDGs. Vi annuncio che il 14 di questo mese verrà fatta la presentazione del primo set di indicatori, e su cui poi chiaramente anche su questo avvieremo un tavolo probabilmente a brevissimo con ISPRA per alimentare questo, perché si tratta di un set di credo di oltre 150 indicatori che dovremmo calcolare per rispettare, diciamo, le indicazioni dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E il 14 di questo mese, come vi dicevo, verranno presentati sia gli indicatori del BES, del benessere equo e sostenibile, e al tempo stesso il primo subset di, non ancora ovviamente completo perché abbiamo iniziato proprio in questo, diciamo, da 2-3 mesi a lavorarci, degli indicatori per lo sviluppo sostenibile, quindi assolvendo a un impegno che, diciamo, ci è stato assegnato dalle Nazioni Unite, insomma, comunque come sistema paese. Quindi, diciamo, i campi di collaborazione sono enormi, sono tanti, e, diciamo, c'è tutta la volontà, ma anche perché, appunto, ripeto, faccio riferimento a quanto dicevo prima, in una situazione di scarsità di risorse, quantomeno di costanza di risorse, dobbiamo essere bravi ad impiegarle, dobbiamo essere bravi ad ottimizzarle e non sprecarle in magari duplicazioni o rallentamenti di attività. Grazie. Allora, invece Allegambiente, che produce rapporti durante l'anno che sono su vari aspetti ambientali, sempre molto puntuali, e peraltro devo dire fa anche un monitoraggio, per esempio una cosa mi ha colpito particolarmente sullo smog, lo dico volgarmente, che come dire, per noi è un punto di riferimento, quindi sono sempre molto sul pezzo. Vorrei sapere che valutazioni, appunto, dà di questo lavoro di ISPRA, se per voi comunque anche questo è importante, se vorreste dall'ISPRA magari
non so, un contributo in qualche modo che vi possa aiutare anche per il vostro lavoro, per quanto riconosco che siate sempre molto puntuali. Grazie, grazie dell'invito. Io innanzitutto volevo fare i complimenti per il lavoro davvero notevole, insomma il lavoro dell'ISPRA naturalmente lo conosciamo da anni e io ci tengo molto a sottolineare che la creazione delle ARPA prima e poi insomma la creazione dell'ISPRA è stata una delle battaglie cardine per la Lega Ambiente, perché noi abbiamo sempre avuto chiaro che il dato scientifico, noi abbiamo sempre cercato di attenerci al cosiddetto ambientalismo scientifico, il dato scientifico toglie di mezzo le opinioni e soprattutto gli allarmismi e ci aiuta a fare delle scelte, spesso scelte difficili. Naturalmente se il dato viene preso fino in fondo, se viene utilizzato fino in fondo, e devo dire che in questi anni l'ISPRA è stata davvero un punto di riferimento importante, non solo per la Lega Ambiente, ma guardate, io vorrei sottolineare un ruolo un po' sociale che piano piano si sta dando all'ISPRA, caricandolo anche spesso di un peso che poi non corrisponde a una allocazione delle risorse altrettanto deciso. Per cui insomma io sono fresca di discussione sulla riforma della 394, che è la legge istitutiva dei parchi, e lì spesse volte il conflitto con le associazioni ambientaliste viene risolto con vabbè ci pensa l'ISPRA, l'ISPRA decide, l'ISPRA dà il parere, l'ISPRA controlla, che è una cosa che naturalmente a noi tranquillizza ma in qualche maniera sottrae dalla responsabilità l'ente gestore o il decisore politico, e quindi insomma a fronte di questo ruolo sempre più di responsabilità che viene attribuito all'ISPRA, ripeto, non c'è un'allocazione delle risorse altrettanto funzionale. Peraltro la cosa che si diceva prima mi ha molto colpito, no? Anche sulle dinamiche riguardanti il personale. Cioè, l'ISPRA dovrebbe essere il luogo per eccellenza in cui anche i giovani ricercatori, le competenze, la voglia di ricerca, la voglia anche di contribuire alla crescita ambientale di questo paese trova un suo sviluppo e una sua casa naturale. Sappiamo tutti che così non è. E credo che sia davvero un grande peccato, ma non credo che sia casuale, lo dico in maniera molto semplice e con grande rispetto, perché l'Istituto Superiore ha due parole, una sicuramente la ricerca, l'altra è la protezione, e l'ISPRA negli anni ha avuto anche il compito di svelare quanto non andava sul territorio, quali erano i dati effettivi. E io ringrazio moltissimo del ruolo che viene attribuito alla Lega Ambiente e anche di quanto viene riconosciuto il nostro lavoro in termini di emissione di dati, ma guardate che, adesso svelo una cosa da Presidente Nazionale della Lega Ambiente, non me ne vogliono quelli dell'Ufficio Scientifico dell'Associazione, ma quello che noi abbiamo fatto in questi anni è ad esempio sul rapporto sullo smog, il famoso PM10 di Tango d'Occhio, prendere i dati delle ARPA, prenderli, raccoglierli e trasformarli in un oggetto comunicativo, perché questo è uno dei grandi problemi, che il dato scientifico non è semplice da comunicare, non è semplice da comunicare rispettandone la scientificità e soprattutto cercando di tenere insieme la semplificazione, a proposito prima si diceva la semplicità, con, ripeto, la giustizia scientifica e raccontando anche il criterio che si è scelti. PM10 di Tango d'Occhio non è semplicemente la raccolta dei superamenti del PM10 in cui le ARPA fanno il loro lavoro, lo mettono online, arriva la Lega Ambiente, prende questi dati, li trasforma in un oggetto di comunicazione, ma vale ugualmente sul rapporto ecomafie. È il lavoro delle forze dell'ordine che la Lega Ambiente riesce a, naturalmente non voglio banalizzare il lavoro della mia associazione, ci mancherebbe, però voglio anche riconoscere il poi però il Presidente ci dice perché per esempio è Lega Ambiente che mette insieme i dati e li comunica, cosa? Scippando tra virgolette, no, valorizzando, no, scippando, si dice valorizzando, no, nel senso che comunque no, non so che uso il termine valorizzare, comunque no, nel senso
Sì, nel senso che comunque perché, voglio dire, mi chiedo perché lo fa Legambiente, che quindi noi, come dire, ringraziamo tantissimo per questo lavoro che fa, però utilizzando appunto i dati delle ARPA. Glielo dico io, perché il dato, cioè il ragionamento che facevo prima, il dato rivela le politiche che non vengono fatte, il dato rivela i problemi ancora aperti, il dato rivela le responsabilità, quindi c'è una lettura politica, non politicista, ma politica del dato, che solo la Legambiente si può permettere di avere e di dare naturalmente, e si assume la responsabilità di dire: guardate che il PM10 non scende nelle città italiane, perché fino a quando noi non mettiamo i diesel fuori dai centri urbani, il PM10 non scenderà. Quindi è inutile che voi continuate a dire, no, fare le grandi politiche di sistema, bisogna fare delle scelte strategiche, politiche molto difficili, anzi no, molto semplici, ma che in un paese un po' avviluppato su se stesso come il nostro spesso risultano difficili. E lo facciamo noi sempre partendo dal dato scientifico. Per esempio, noi nel rapporto pendolaria partiamo dai ritardi dei treni. Non è che è la Legambiente che lavora ai ritardi dei treni, basta andare nelle stazioni. Noi abbiamo i volontari, abbiamo questa grande fortuna di avere questo esercito, no, di antenne e di occhi sul territorio. Andiamo nelle stazioni e raccogliamo giorni e giorni di ritardi dei treni. Lì c'è poco da dire, ci sono dei ritardi dei treni e lì inizi a mettere in fila, no, le condizioni delle stazioni, il servizio, fino a quando la mobilità sostenibile, la mobilità su ferro non diventa un modo per togliere le città, dalle città le nostre automobili, il PM10 non scende. Quindi, come dire, c'è un passo in avanti di lettura politica del dato e soprattutto di individuazione delle soluzioni, spesso scomode, che spesso si trasformano in denunce, che naturalmente l'ISPRA per la sua connotazione, per la sua funzione non può svolgere, ma che invece potrebbe nella sua funzione essere molto utilizzata per indicare ai politici e ai decisori politici quali sono le strade da percorrere. Ecco, il senso di un istituto di ricerca è proprio dare al decisore politico una certezza del dato, una base solida su cui costruire politiche di sistema, quelle a lungo raggio, quelle che non guardano alla prossima scadenza elettorale. Il problema è che è un po' questo, che dall'ISPRA si pretende di anno in anno i dati che migliorano, ma i dati ambientali per migliorare hanno bisogno di processi lunghi, hanno bisogno, non conoscono scadenze elettorali, no? Quindi, ecco, spesso i dati rivelano un po' troppo e quindi si preferisce lasciarli lì online invece di utilizzarli o di comunicarli. Per questo io faccio uno dei complimenti che io faccio oggi sul rapporto che viene presentato e anche lo sforzo, no, di renderlo raggiungibile dal punto di vista digitale, degli strumenti. Questo è fondamentale, perché vuol dire che almeno tra gli addetti ai lavori c'è una facilità di accesso al dato che ci aiuterà a divulgarlo a nostra volta. Citavo la legge sui parchi, la legge del 2016 con le nuove funzioni attribuite, la legge del 98 sugli ecoreati, insomma, all'ISPRA viene chiesto questo ruolo di cuscinetto sociale perché viene ancora avvertito fortissimamente dagli italiani come un garante, e questo credo che debba essere un motivo di orgoglio per l'istituto, perché evidentemente si riconosce che la scientificità del dato offerto spesso appunto è più sicuramente attendibile della promessa politica o e lo dico con rammarico, perché, come dire, io non sono un'antipolitica, sono appassionata della politica e credo che la politica potrebbe fare moltissimo per questo paese. Dicevo della comunicazione dei dati. Quello che noi facciamo come Legambiente è anche portare questi dati tra i cittadini, perché una delle cose che si è sviluppato negli ultimi anni nel nostro paese è che, a fronte della sensibilità ambientale, della diffusione dei social network, le bufale intorno ai dati sull'ambiente, sui problemi ambientali, si è sviluppato a dismisura, spesso anche trasformandosi in un boomerang. Io penso alla vicenda della terra dei fuochi, un tema delicatissimo, naturalmente con un problema oggettivo, c'è un problema oggettivo di inquinamento in quei luoghi.
ma non tanto da mettere in ginocchio un'intera produzione dell'agroalimentare campano, perché di nuovo lì non si è lavorato sulla trasparenza del dato, sull'informazione, sulla certezza del dato prodotto. C'è ancora paura rispetto a, appunto, alla scientificità del dato, a quello che potrebbe rivelare, non tenendo conto però che mentre prima i cittadini non accedevano al dato e magari compilavano il modulo sulla legge sulla trasparenza e stavano lì a battagliare per avere il dato, adesso i dati vengono magicamente inventati, si diffondono sui social network, crescono le bufale che diventano anche un problema serio in alcuni casi. Ecco, io credo che quello che noi dovremmo difendere di questo istituto è sicuramente la capacità di ricerca, di, lo dicevo prima, di protezione ambientale, perché svolge un ruolo fondamentale, e soprattutto io credo che ne dovremmo difendere l'autonomia e l'indipendenza, perché questo ci aiuta a essere un paese normale in cui il decisore politico non silenzia il dato nel momento in cui il dato stesso lo mette in imbarazzo. Allora, se il Presidente vuole tornare su, non so, ma lì è possibile che non si riesca ad accendere? Intanto mi sentono, sono abituati sì. Alla mia voce, credo che mi sentano anche laggiù in fondo, tranquillamente. Se mi girate questo, anche le persone lontane, penso. Allora, un briciolo di conclusione anche su questo, se volete ricommentare. Raffaele, direttore, se volete fare un altro intervento, direi, tra me e Francesco, sono uscite parecchie cose. Da questo dibattito c'è, non è frustrazione quella che abbiamo, è sostanza, anzi con grande entusiasmo e grande coinvolgimento, è sostanza, soltanto constatazione, per me è evidentemente la fine di un percorso, per cui consentitemi anche un minimo di amarcorda, no? In qualche modo, insomma, sono umano anch'io, non è che sono un robot. Per cui, però mi sembra, e soprattutto il fatto di sentire due cose, non voglio generalizzare, perché appunto ho citato alcuni esempi di compagni di strada che invece hanno valorizzato moltissimo, uno siede a questo tavolo, l'altro sarebbe seduto, gli altri siedono a questo tavolo, no? In mille situazioni. Però il fatto che è un percorso appena iniziato, è un percorso che in qualche modo di cui adesso vediamo l'inizio, cioè tutto il lavoro in questi anni è stato per iniziare un percorso che ancora, devo dire, anche dal dibattito non appare completo. Io ho sempre pensato che il lavoro delle associazioni ambientaliste, in particolare Lega Ambiente, a cui mi lega anche tutta la mia attività di protezione civile, cioè molte cose l'abbiamo fatte, l'ho fatte non in questo ruolo, in altri ruoli, proprio di contaminazione della conoscenza. Poi potevo anche non essere d'accordo su alcune cose, ma diciamo è proprio stata una costruzione comune con altri, lo stesso, penso al WWF, penso agli altri associazioni ambientaliste, anche di settore, no? Penso all'IPU, penso a mille altri con i quali noi anche discutiamo, anche litighiamo, non c'è problema, ma il punto centrale è arrivare a questa comunione. Però anche qua, no? Anche oggi, devo dire, io oggi pomeriggio ho cercato di lanciare un messaggio. Lo sforzo di questi sei anni, di questa presidenza, me ne assumo tutti i risultati negativi e do agli altri risultati positivi, ha cercato di costruire tre cose fondamentalmente. Uno, un sistema che fosse riconosciuto come sistema. Anche nei vostri discorsi non è così, c'è ISPRA e le agenzie. E lo dico anche alle agenzie molte volte, anche per loro c'è ISPRA e le agenzie. Quel lavoro di questi anni è stato sostanzialmente una fusione, c'è il tentativo non solo di fondere già almeno quattro pezzi all'interno di ISPRA, perché sono quattro pezzi che non si erano mai fusi, perché è l'AMPA, i servizi tecnici, l'ex INFS e l'ex ICRA, metterli assieme, ma fondere quella disomogeneità anche che Lupo ha rappresentato a tutti noi. Secondo, in questo processo c'è l'evidenziazione che il sistema è l'unica sorgente multipla e assolutamente massiva di informazioni e di dati. Quello che ha citato prima, i numeri, 14 milioni di grandezza analizzata all'anno. E dico a Lupo e agli altri,
cioè a Marchesi, a San, agli altri, a questa massività si complementarizzano alcune altre cose che sono molto particolari, che nel sistema non c'erano, che ha portato Ispra. Cioè il paese oggi è arrivato ad avere una rotondità in materia di monitoraggio, l'ho detto prima, di analisi, di controlli e di reporti ambientali a 360 gradi. Si va dallo scoprire il pesce palla, no? Come sostanzialmente elemento pericoloso sul mercato ittico del pescatore dilettante che non sa cos'è, a sostanzialmente le centinaia di analisi dei depuratori italiani che ci danno il quadro sostanzialmente degli scarichi di depurazione. Allora, noi dobbiamo, parliamo di biodiversità, noi dobbiamo apprezzare questa biodiversità che ha tentato di fondersi. Secondo elemento, e poi dico perché sono in questo senso che appare di frustrazione, ma non lo è, forse di impotenza, ecco, forse più di frustrazione e impotenza, non lo dico molto chiaramente, ho quasi 70 anni, posso permettermi di dirlo, il mio lavoro l'ho già fatto. Seconda cosa, ISPRA istituto di ricerca, ISTA è anche ricerca, e la 132 dice che le agenzie sono anche ricerca, c'è scritto nella legge. Quale ricerca? Quella che Tiscar ha sottolineato, cioè sostanzialmente quel processo di ricerca finalizzata, che è anche ricerca di base, lo dico da ex, diciamo, operatore della conoscenza, è anche ricerca di base, l'ho citata prima, no? Penso al rapporto sui nitrati, penso a tutto un tentativo di dire cosa abbiamo in mano, qual è il processo che abbiamo in mano, non è semplicemente un numero, il numero di superamenti di, ma è che cosa vuol dire quel superamento e che cosa significa questo. Questa necessità anche di ricerca di base, ma per quella finalità, che per noi oggi la legge la definisce nell'EPTA. Cioè noi dobbiamo sforzare di coinvolgere sia le agenzie, sia ISPRA, all'interno del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, d'accordo? Il nostro sforzo di approfondimento della conoscenza per svolgere al meglio, assolutamente incontestabile a livello europeo e anche dai colleghi degli enti pubblici di ricerca, che gli piace sparare sulla Croce Rossa, perché gli piace sparare perché non si assumono le responsabilità molto volte dirette, civili e penali che competono a questo, di non essere contestati o quantomeno di fare della strada assieme. L'esempio dell'Istat è uno degli esempi, cioè di percorrere l'esempio dell'agenzia è un altro, no? che abbiamo costruito assieme. Allora, il terzo punto è che quando il legislatore, no? Ha costruito questo percorso, siamo alla fine degli anni 90, abbiamo vinto 20 anni di un percorso, alla fine dopo 4 legislature siamo riusciti a portare in porto una legge, ma è evidente che il discorso delle risorse è micidiale, perché abbiamo seguito diligentemente una spending review, abbiamo seguito diligentemente un discorso seguendo le difficoltà del paese, ma non si può dire fondamentalmente che le agenzie non possono assumere pur avendo i soldi per assumere perché devono rispettare il patto di stabilità, perché vuol dire aver fatto una legge vuota che non si riesce a far viaggiare. Non si può dire ad ISPRA che avendo avuto il riconoscimento del MEF della migliore gestione amministrativa come ente pubblico di fatto, no, che non necessita di quel quid che gli permette di avere quell'operatività, quel 10% in più, stiamo parlando di briciole, e non può questo paese continuare a dire, a non investire su quegli occhi, quelle orecchie, quel naso e quella lingua che gli fanno guardare cosa succede, ed è quello che Tiscar ha detto. Se no raccontiamo della fuffa, se si vuole, e noi non riusciamo a fare quel servizio che poi serve a chi deve, giustamente, ti ringrazio per il dissimulo che hai fatto, io non faccio le politiche, io offro delle analisi scientificamente, tecnicamente, operativamente fondate, e quando dico io non parlo di ISPRA, l'ho detto all'inizio, parlo come Presidente del Consiglio del Sistema, noi sistema offriamo questa piattaforma che il legislatore ci ha chiesto di chiedere. L'esempio, siamo tanto attenti e anche tanto umili d'aver fatto un passo indietro, aver considerato che le modalità del passato non erano più funzionali, anzi sbagliavamo, dovevamo ridescrivere, come diceva Tisch, raggiungere una semplicità, raggiungere un modo di comunicare che fosse più, come tu hai detto, no, più prossimo alle politiche, alla cultura, ad una formazione, ad un processo che serve al paese per avere un cammino sociale ed economico che veda la sostenibilità, l'economia circolare, che veda alcuni obiettivi fondamentali cui io sono presidente anche perché ci credo. Quindi grazie a tutti voi, grazie per essere stati presenti.